Buongiorno, sono Francesco Domenico Moccia, segretario generale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, già professore ordinario di progettazione urbanistica presso la Federico II. Debbo prima di tutto ringraziare Massimo Clemente, il CNR e tutti gli organizzatori di Green Blue Days di aver ospitato questa sessione sui parchi. È una presenza che penso doveva essere indispensabile all'interno di un convegno il quale si interessa e si preoccupa di diffondere i criteri della sostenibilità e di coinvolgere tutti in quel percorso di cambiamento che ci deve portare verso una società ecologica più sostenibile. I parchi hanno un ruolo un poco di apripista perché sono il terreno su cui viene sperimentato il rapporto uomo-natura in una maniera equilibrata e quindi la loro presenza è una presenza certamente molto significativa. La relazione di apertura di questa conversazione sarà tenuta da Angioletta Voghera, professoressa ordinaria del Politecnico di Torino, la quale è da grandissimo tempo che si interessa delle aree naturali protette e diciamo che sviluppa sia nell'ambito della sua ricerca che nell'attività didattica. Tra l'altro la professoressa Voghera coordina anche il gruppo di lavoro dell'INU sui parchi e sulle aree protette e quindi diciamo è impegnata un poco su tutti i fronti su questo argomento. Quindi io cedo a lei la parola e iniziamo con questa relazione il nostro incontro. Prego Angioletta. Lavoratori di sostenibilità e di mobilità, quindi sul senso che dovrebbe
darsi. Allora sono Cono d'Elia, Fabio Terribile. Questi due. Con riferimento alle ricerche del Centro Europeo di Documentazione sulla pianificazione delle aree naturali protette in Europa del nostro Politecnico di Torino, occorre mettere al centro della riflessione, allora, delle pratiche, la dilatazione del principio di conservazione della natura, sia di campo con l'estensione del concetto di conservazione al contesto e al territorio vasto, ma anche di scopo con riferimento agli obiettivi di gestione. Cono d'Elia pure. Per la gestione delle vulnerabilità climatiche, ambientali, territoriali e per la transizione ecologica, che è il tema al centro del PNRR. Questi ruoli chiamano anche in causa alcune le stesse zone economiche ambientali e i loro effetti, che possono contribuire a rafforzare il ruolo delle aree protette anche in relazione all'efficacia dello stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi chiedo a chi mi seguirà qual è il ruolo che possono giocare con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non solo per dare attuazione alla strategia per la biodiversità europea, che guarda, promuove azioni per migliorare lo stato di salute del territorio e anche delle stesse aree naturali protette, e che ci ricorda come le aree naturali protette dovranno crescere per migliorare la sostenibilità dei territori dal 24% attuale fino ad arrivare a un 30% nel contesto europeo, e con le misure proposte dal PNRR mi chiedo se quali innovazioni potranno prodursi nel contesto delle aree protette dei parchi italiani attraverso l'attuazione di procedure standardizzate, digitalizzate negli ambiti della conservazione della natura, della creazione di servizi diversificati e innovativi per i visitatori, ma anche di semplificazione amministrativa delle procedure, verso una modernizzazione dell'efficienza e dell'efficacia d'azione di gestione delle aree naturali protette. Quindi forse anche queste innovazioni potranno contribuire ad aiutare a costruire delle forme di gestione più eque ed efficaci nella direzione del ruolo che esse assumono nel territorio per la sostenibilità, come tester anche di innovazioni per il territorio ordinario, e anche con riferimento al dibattito internazionale IUCN, al tema dell'efficacia di gestione e al processo Green List che con Federparchi e col Ministero dell'Ambiente è stato fortemente attivato in questi anni e che richiede di migliorare e ottimizzare le politiche e le pratiche delle aree protette dei parchi italiani verso una gestione adattiva, equa, che sia capace anche di ottimizzare la propria pianificazione, contribuendo a rafforzare l'efficacia degli obiettivi che ogni area protetta si dà per la conservazione della natura e la valorizzazione del paesaggio, andando oltre però il requisito dell'acquisizione di una certificazione, quindi portando realmente a compimento questo miglioramento della qualità di gestione delle aree protette italiane con riferimento alle indicazioni internazionali, proprio nell'ambito di questo campo vasto di sperimentazioni in cui il PNRR potrà giocare anche un ruolo importante.
che immagino che i nostri interlocutori potranno rispondere, potranno rappresentare le loro sperimentazioni in questo campo che vede protagoniste le aree protette italiane. Io lascio, vi ringrazio, lascio a Mimmo il compito di continuare dalla sala anche a invitare gli interlocutori e a moderare questa sessione di dibattito. Per il tuo intervento, il prossimo è quello del presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri. Ecco, io prima di dargli la parola, poiché sono in questi giorni impegnato proprio nella progettazione di un piano del parco e quindi Parco del Cilento, si è raggiunto il vicepresidente del piano del Parco del Cilento Vallo di Diane degli Alburni. Ho contatti continui con la comunità del parco e ci sono due criticità che mi sono venute tra le mani in questi giorni e le voglio restituire al presidente di Federparchi, il quale era stato compulsato per dare il suo parere sull'incidenza del PNRR sulle aree naturali protette. Ma gli volevo sottoporre anche queste due ulteriori domande. Una vera e propria agitazione che percorre gli abitanti dei borghi nel Parco del Cilento è scatenata dall'applicazione della 110. Noi riassumiamo con questa semplice cifra quel provvedimento di adeguamento sismico ed energetico dei fabbricati che è stato varato dal governo e che molto spesso per le norme del parco non può essere applicato ai fabbricati che insistono all'interno delle zone parco. Quindi questo qua ci pone un primo interrogativo: è possibile che il legislatore non si renda conto degli effetti, dell'impatto che viene determinato dalla legge? Io so che da un punto di vista tecnico-legislativo bisognerebbe fare il calcolo dell'impatto, cioè che cosa succede nel momento in cui viene stabilita una determinata norma. Perché in questo senso la legge ottiene un effetto paradossale, perché laddove sarebbe più utile e necessario miglioramento ecologico dei fabbricati, cioè all'interno delle aree protette, questo non si può fare perché non si può spendere il contributo statale. E da qui viene naturalmente una fortissima pressione a cambiare le norme le norme tecniche del piano. Un secondo episodio, che pure mi sembra particolarmente significativo, è quello che riguarda i boschi vetusti. Ora, a prescindere dal fatto se si può essere d'accordo o meno sul fatto che impedire la coltivazione dei boschi cedui possa condurre poi a delle zone con maggiore biodiversità, c'è un dato che poi rimane all'interno di questo, una volta che si è presa questa decisione, è che quando il bosco è di proprietà privata si sottrae un reddito ad un cittadino. Ora è giusto da un punto di vista proprio costituzionale che a un certo punto si privi di una famiglia, di un'impresa la quale ricavava un determinato reddito, così ex abrupto
si elimini questo reddito. Ora mi sembrano che siano due tipi di considerazioni, le quali ci portano ad una riflessione sul fatto che probabilmente il modo con cui è stata stabilita la legge quadro sui parchi, che diciamo così si basava su probabilmente un modello statunitense non perfettamente trasferibile da noi, perché negli Stati Uniti i parchi sono tutti quanti di proprietà pubblica, oppure su una concezione di carattere naturalistico che diciamo fa pugni con i parchi ampiamente antropizzati. Ecco, probabilmente anche diciamo attraverso la estrema rigidità della legge quadro, la quale prevede una zonizzazione già con le norme tecniche senza lasciare nessuna flessibilità al pianificatore e alle comunità locali per adattare le normative a quelle che sono le condizioni locali, naturalmente mantenendo ferme le missioni, che quelle che sono le missioni delle aree naturali protette. Queste sono sicuramente da non mettere in dubbio e discutere. Ecco, ma tutto questo secondo me un poco fa riflettere sul fatto che un po' di aggiusti normativi bisognerebbe pensarci, e anche coinvolgere il legislatore nel fare qualche revisione, perché appunto ci muoviamo in un quadro difficile da praticare e probabilmente questo inciderà notevolmente anche nell'applicazione del PNRR, visto che tra l'altro per esempio il 110 mi sembra una delle linee fondamentali di attuazione per quanto riguarda gli aspetti edilizi ed urbanistici. Ecco, mi scuso per l'introduzione forse troppo lunga, ma era l'occasione di parlare con il presidente di Federparchi, estremamente stimolante, e che ha provocato questa mia lunga interrogazione. Prego, presidente. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Mi dispiace non essere in presenza. Svolge una location che amo molto come città, e quindi essere presente mi piace particolarmente, però cerco subito di non sottrarmi agli stimoli che sono dati. Ora, in realtà sia la legge 394 sia il modello dei parchi italiani è sempre stato molto diverso, non nella concezione di qualcuno, ma nella normativa, rispetto al modello anglosassone a cui faceva riferimento. La quale faceva riferimento lei, nei parchi di stampo anglosassone praticamente la zona dove praticamente non c'è presenza umana, in molti di questi non c'è praticamente zonazione, cioè il parco più le stesse regole in tutto il territorio. Invece da noi è proprio la zonazione che consente di modellare la pianificazione a una situazione che è molto diversa da quella nordamericana, ad esempio australiana, ma anche sudamericana se vogliamo. Nel senso che passando dalle riserve integrali che sono le zone A per arrivare fino alle zone di promozione economica e sociale che sono le zone D, è possibile una regolamentazione molto diversa. Infatti la difficoltà che hanno i parchi italiani ad esempio a rientrare nelle classificazioni delle aree protette della UCN è proprio questa, che la UCN fa una classificazione a seconda di come è fatta un'area protetta, ma in realtà una nostra area protetta sono quattro classificazioni diverse della UCN, no? Le zone A sono una cosa, le B sono un'altra, le C sono un'altra e le D sono un'altra, quindi è possibile una pianificazione. Il problema che accennava lei rispetto alle 110 non dipende dalla legge, dipende dal piano del parco, nel senso che con il piano del parco, ad esempio, nelle zone D addirittura si possono fare anche nuove edificazioni. Il parco lo consente. Poi se il piano del parco ha deciso che ad esempio ristrutturazioni edilizie non si possono fare nemmeno in zona D, è la scelta del parco, non della legge. La legge non è che lo impedisce,
di poter fare degli interventi nella zona D. Quindi il primo problema è la zonazione. Nazionale del Pollino per essere il più grande parco nazionale italiano, stiamo parlando di 200.000 ettari, 70 comuni e così via. Ecco, quando sono state fatte le azioni, probabilmente diciamo anche come dimensioni si è ecceduto, no? Magari ci sono delle zone che poco hanno a che vedere con parco, per quanto siano, perché sono magari fortemente urbanizzate, che magari erano anche ai margini del parco, si potevano anche tenere fuori. Quindi magari c'è anche questo aspetto, però attraverso la pianificazione, secondo me, queste cose qui si possono facilmente risolvere, insomma, non è un problema, visto che state lavorando al piano del parco, basta prevedere nel piano del parco che laddove ci sono le esigenze edilizie a cui faceva riferimento, magari si inseriscono queste aree nelle zone D e a livello di regolamentazione si consentono questi interventi, non è che la legge lo impedisce. Sempre per quanto riguarda la legge, che la legge abbia bisogno di una manutenzione e revisione, la Federparchi è sempre stata in prima linea su questo punto. Del resto, tra 2 mesi la legge compie 30 anni, era una legge innovativa molto, molto importante quando è stata fatta 30 anni fa, che tra l'altro ha consentito praticamente di passare da 5 a 24 parchi nazionali, no? Quindi, diciamo, ha avuto questo grande, grande merito, però certamente per molti aspetti è vecchia, cioè ha 30 anni e quindi molte cose vanno riviste, vanno aggiornate, anche perché questi 30 anni non sono passati invano. Noi che gestiamo i parchi tutti i giorni sappiamo quali sono magari gli impedimenti che anche a noi crea questa legge, no? Cioè la dimostrazione pratica. Visto che abbiamo 30 anni di esperienza, possiamo correggere. Faccio un esempio soltanto per farmi capire. La legge prevede due strumenti di pianificazione, uno che è il piano del parco, che è quello che appunto pianifica l'attività all'interno, e poi un altro che è il piano di sviluppo economico e sociale, che praticamente, tra l'altro, è appannaggio di due soggetti diversi, perché il piano del parco lo fa l'ente parco, il piano di sviluppo economico e sociale lo fa la comunità del parco, che sono due organi diversi dello stesso ente. E questo qui, 30 anni fa, era frutto di una concessione vecchia del parco, che ora, oggi non esiste più, cioè che c'era una sorta di piano per la conservazione, il piano del parco, e un piano per lo sviluppo economico, che era il piano appunto di sviluppo economico e sociale, una sorta di piano e di contropiano, voglio dire, no? La concezione moderna del parco è che queste due cose stanno insieme. Nel senso che non è possibile pensare a uno sviluppo economico del parco se non si pensa alla conservazione e viceversa. E quindi la visione moderna è di fare un unico piano che contenga anche gli aspetti di sviluppo economico e sociale in un unico strumento, non fare un piano e un contropiano. Ecco, per dire, questa qui è una cosa che è molto semplice, basterebbe semplicemente abrogare l'articolo che prevede il piano di sviluppo economico e sociale e implementare quello che prevede il piano del parco, dicendo che oltre ai contenuti di carattere conservazionistico e urbanistico che deve contenere, eccetera, deve anche contenere gli aspetti di sviluppo economico e sociale. Questa per dirne una, ma non ho il tempo e il modo, ma insomma ve ne potrei citare tante altre che poi l'esperienza ha dimostrato. Tant'è vero che su 24 parchi nazionali oggi soltanto due hanno il piano di sviluppo economico e sociale vigente, mentre invece i piani del parco fortunatamente sono molti di più. Quindi diciamo c'è questo aspetto da fare, quindi a dimostrazione che vorrebbe volare. La seconda cosa è quella che riguarda le foreste vetuste, no? Allora, chiaramente qui quando parliamo di foresta vetusta e quindi di bosco da in buona sostanza non alterare, lasciare alla naturale evoluzione, stiamo parlando soltanto di boschi che sono inseriti nelle zone A del parco, naturalmente, no? Perché poi dalle B in poi c'è comunque una gestione del bosco, non è che non si possa comunque fare. Le zone A del parco attualmente nei parchi nazionali italiani complessivamente sono meno del 5% del territorio dei parchi, quindi sono frazioni estremamente limitate. È evidente che quando c'è una foresta vetusta che sta all'interno di una zona A,
e quindi diciamo si impedisce in qualche modo ad un privato, come diceva giustamente lei, di fare un utilizzo economico, è chiaro che ci devono essere strumenti di compensazione. Peraltro c'era e c'è sempre stata una misura pochissimo applicata in Italia che riguardava non i parchi ma le aree Natura 2000, cioè le ZPS e i SIC, ora zone speciali di conservazione, che appunto aveva delle misure a livello europeo nel piano di sviluppo rurale, e una misura si chiamava proprio indennità Natura 2000, cioè che andava proprio a intervenire economicamente per compensare un mancato reddito, che tra l'altro non era nemmeno una cosa difficilissima, perché un bosco ha un turno fissato in un certo numero di anni. Se è un bosco vetusto, magari un alto fusto che si taglia ogni 50 anni, ogni 40 anni, insomma, roba di questo tipo. Si può agevolmente calcolare qual è il reddito per ettaro di una superficie di quel tipo, ed era fa facilmente utilizzando appunto questa misura del piano di sviluppo rurale, appunto andare a compensare questa cosa. Purtroppo questa misura è stata pochissimo utilizzata in Italia, non all'estero, che invece l'hanno utilizzata abbastanza. In Italia questa cosa qui è stata sempre molto poco utilizzata, ma lo strumento c'è e il principio è giusto, nel senso che chiaramente un privato che ha un suo bene che è all'interno del parco, se te mi impedisci di tagliarlo perché va salvaguardata la foresta vetusta, ovviamente il pubblico deve intervenire per compensare questo tipo di attività. Risposto a queste due domande, insomma, spero, insomma, che mi aveva fatto, volevo dire appunto qualcosa anche riguardo al PNRR. Allora, il problema, allora, intanto cominciamo a dire che per le aree protette veramente ci sono delle risorse molto piccole, no? Perché ci sono 100 milioni di euro che cosiddetti possono sembrare tanti, ma come sapete il PNRR sono 124, 26, adesso più o meno questa è la cifra, miliardi, quindi pensate che cosa sono 100 milioni rispetto a 124 miliardi. Tra l'altro c'è un vulnus che noi abbiamo sempre e sottolineiamo sempre, che le aree protette italiane non sono solo i parchi nazionali. Io sono presidente di un parco nazionale, ma sono anche presidente di Federparchi, ovviamente. Sono anche i parchi regionali e le aree marine protette, e non si capisce perché questo intervento deve essere finalizzato soltanto ai parchi nazionali, che peraltro sono quelli che hanno meno problemi di carattere economico, nel senso che, contrariamente a quella che può essere, come si usa dire con termine poco elegante ma esemplificativo, la vulgata comune, i parchi nazionali non stanno male in quanto a risorse economiche. Quelli che stanno pessimamente sono i parchi regionali, che hanno veramente, mediamente, poi c'è qualche eccezione, sono 20 regioni, ma insomma mediamente è così. E quindi non si capisce perché un piano che è italiano e che interviene sulle aree protette italiane debba escludere i parchi regionali, quando invece sono quelli che ne trarrebbero anche più beneficio da un'azione di questo tipo. I 100 milioni, come dicevo, insomma, non è che sono risorse, che ne so, il Ministero ha finanziato, anche qui purtroppo, solo ai parchi nazionali. Per quanto riguarda i cosiddetti fondi dei parchi per il clima, 80 milioni di euro è il terzo anno, per 3 anni, praticamente 240 milioni ai parchi nazionali. Il PNRR 100, quindi già questo vi dà un'idea di quanto possa essere questo. In più, diciamo che le cose sono molto finalizzate a questo aspetto della digitalizzazione, che per l'amor di Dio è una cosa anche interessante, ma pensate che l'80% è la digitalizzazione finalizzata al monitoraggio della biodiversità. Allora, e lì c'è da capire, perché ancora non c'è molta chiarezza su come vengono spese queste cose. Ovviamente la tecnologia, la digitalizzazione può dare un grande contributo per il monitoraggio della biodiversità, ad esempio, però voglio dire, poi c'è anche un'azione umana
per vedere quanti orsi ci sono, sicuramente la tecnologia aiuta, ma poi c'è bisogno di uno che va in mezzo ai boschi a vedere se ci sono o se non ci sono, voglio dire, no? Quindi è una cosa che va vista anche nel suo complesso. Quindi, insomma, diciamo, così come stanno le cose, insomma, vedremo di utilizzare queste risorse, ma non credo che, diciamo, saranno determinanti, come invece possono essere in altri settori che hanno ben altri finanziamenti. L'ultimo accenno che volevo fare era quello che appunto la professoressa Voghera mi ha lanciato con l'aspetto delle green list. Le green list sono una certificazione molto importante che ha lanciato la IUCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, da qualche anno, ed è una certificazione tra l'altro molto severa che prevede 50 parametri che vengono analizzati per ogni parco. Ed è una certificazione che, nonostante la IUCN sia l'Unione Internazionale appunto per la Conservazione della Natura, non esamina solo le performance di conservazione della biodiversità di un parco, ma misura anche l'efficienza complessiva gestionale di un parco, cioè come si gestisce il bilancio, come si lavora nella comunicazione, come si interviene nel rapporto con gli stakeholders, quindi tutta una serie di parametri, sono 50, quindi vengono valutati. Ed è importante che su 250.000 e oltre aree protette nel mondo, 60 sono state certificate come Green List IUCN nel mondo e 3 sono in Italia. Queste 3 che sono in Italia hanno fatto da apripista, diciamo così, a un modello gestionale di certificazione che secondo me deve essere quanto mai più diffuso, perché cimentarsi con la green list ti fa capire anche laddove devi migliorare, cioè dove hai delle performance gestionali che in qualche modo vanno migliorate. E i parchi, lo dice il presidente di Federparchi, in Italia nel suo complesso di elementi di miglioramento ne hanno tanti, ecco, cioè possono sicuramente molto 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 migliorare a livello gestionale, però farsi un esame impietoso valutando questi 50 parametri aiuta a capire praticamente laddove si deve ovviamente migliorare. L'ultima cosa, e poi concludo davvero, che i parchi in Italia hanno dimostrato una cosa con le migliori pratiche, poi ci sono luci e ombre come sempre, ma che si può fare conservazione anche ad altissimo livello. Noi abbiamo delle specie che negli altri paesi europei se le sognano. In Italia noi abbiamo la più alta biodiversità europea. Nessuno stato europeo ha il numero di specie animali e vegetali che abbiamo noi. Un po' deriva dalla conformazione dell'Italia, cioè le Alpi e le isole mediterranee sicuramente. La Germania ha un paesaggio più omogeneo, ovviamente, un habitat più omogeneo, eccetera. Ma ad esempio il fatto che noi ne abbiamo di più della Spagna, della Grecia, di altre, eccetera, sta a significare che abbiamo anche lavorato in un certo modo sulla conservazione. Ma ci sono anche performance molto importanti per quanto riguarda lo sviluppo, lo studio, che era un po' vecchiotto, però che fece Union Camere nel 2015 sull'economia reale dei parchi. Testimonia come i parchi hanno dato anche un contributo in generale, ovviamente, a uno sviluppo economico locale, in realtà dove probabilmente senza il parco non ci sarebbe stato nulla. La cosa più significativa di quello studio è quando prendeva in considerazione aree omogenee tipo l'Appennino, valutava tutto l'Appennino e valutava il reddito pro capite nelle aree parco nel confronto alle aree non parco, ovviamente in Appennino, non prendendo l'Appennino con la pianura padana, chiaramente, no? Però facendo questo paragone si vedeva come l'effetto parco era consistente. E questa cosa qui non lo diceva il presidente di Federparchi o Federparchi, insomma, noi siamo un po' di parte, ma lo diceva Union Camere, che è l'associazione che, come voi sapete, rappresenta le imprese. Quindi aveva fatto una valutazione fredda ed oggettiva. Ecco, questo credo che sia una cosa sulla quale riflettere, e penso che qualche aggiustamento della legge 394, in effetti in chiave moderna, ci potrebbe aiutare ad andare sempre di più in questa direzione. Diciamo, il suo intervento, per quanto riguarda, diciamo,
diciamo, l'aspetto compensativo per chi fornisce diciamo, un servizio ecosistemico, ecco, probabilmente qua ha aperto anche una finestra molto più ampia che in generale chi paga e se si debbono pagare i servizi ecosistemici sempre per tutti i tipi di servizi ecosistemici, che tra l'altro potrebbe essere appunto una fonte di finanziamento molto importante per i parchi. C'è stato, so che c'è stata una commissione al lavoro, ha prodotto anche un documento, ma mi rendo conto che si tratta di un argomento molto difficile su cui il legislatore possa prendere delle decisioni, però rimane certamente un argomento aperto. Riprendo anche diciamo, il suo richiamo alla unificazione tra piano del parco e piano socio-economico, che secondo me si sposa anche con la green list, nel senso che entrambe le cose spostano molto l'interesse sulla dimensione di gestione dei parchi, che è un poco anche la linea di lavoro che noi vogliamo seguire a partire proprio da questo incontro, sperando che poi si possa ulteriormente anche sviluppare, perché diciamo, anche guardando da un punto di vista diciamo, di uno che fa il mestiere del pianificatore, oggi diciamo, la pianificazione ha senso proprio nella misura in cui, attraverso anche un approccio strategico, è in grado di aiutare nella gestione, a occuparsi della gestione, non solamente stabilire un quadro regolativo, no? Ma poi vedere come è in opera il piano regolativo e soprattutto quei tipi, come si possono accompagnare i processi di cambiamento anche all'interno di un parco. Quindi queste sicuramente sono due filoni, soprattutto il secondo, quello su cui possiamo di più lavorare e possiamo aspettarci di avere dei contributi anche con diciamo così, scambi informativi con questi tre esempi di eccellenza che effettivamente debbono essere divulgati perché tutti i parchi ne possano avere diciamo, dei benefici perlomeno per migliorare la loro capacità di performance. All'interno diciamo, di questo tipo di discorso credo che si collochi proprio il prossimo intervento di Fabio Terribile, il quale presenta uno strumento di cui lascio completamente a lui l'illustrazione, ma credo che sia proprio uno strumento che possa essere estremamente utile nella gestione di un parco, oltre che in tante altre cose per cui questo strumento può essere utile, però effettivamente lo potrebbe fare. Fabio sta provando anche a realizzare un'applicazione dello strumento per il Parco del Cilento, che è un lavoro in progress, quindi diciamo un poco anche nella sua forma acerba, ma con le promesse che contiene, probabilmente è bene che lo sosteniamo e lo osserviamo. Prego Fabio. Grazie. Vediamo un po'. Si sente? Sì, ok. Se mi manda la presentazione così. Intanto grazie ovviamente a Mimmo e agli organizzatori, sono contento di essere qui. Mi piace questo, diciamo, trasformiamo le parole in cambiamento. Questo è importante, quindi mi sento, anche io voglio dare il mio contributo in quest'ottica, no? Ovviamente parliamo di parchi naturali. Sì, se mi lasci la presentazione. Ok. Diciamo iniziamo subito. E allora io di cosa vi parlerò? Quindi anzitutto io sono Fabio Terribile della Federico II, coordino un progetto Horizon 2020, intanto micronometro per restare nel tempo, provo a illustrarvi uno strumento operativo per la gestione sostenibile dei parchi naturali, o meno per alcuni aspetti.
Ok, grazie. Allora, questa che vedete è la pagina web del nostro progetto. Già vedete che quindi il focus è la costruzione di un sistema che ti aiuta a prendere decisioni. Ovviamente le cose che vi faccio vedere sono non solo figlie di queste persone, insomma il gruppo di lavoro più napoletano, ma anche di tutta una compagine, il progetto che si chiama quindi Land Supporto, supporto il territorio, 19 partner, ha un budget importante e finirà tra poco, in realtà ad aprile 2022. Quindi siamo ancora in tempo, è una fase abbastanza di grande spinta per completare una serie di strumenti, tipo quelli che vi farò vedere. Di fatto l'obiettivo del progetto è quindi costruire un sistema via web, questo sistema di supporto alle decisioni, ma geospatial, cioè significa che riguarda gli aspetti geospaziali, aperto a tutti, cioè non è bisogno installare un software o qualcosa, puoi direttamente andarci, per fornire che cosa? Deve fare tre cose, cioè ha dei strumenti dedicati più agli aspetti di agricoltura e forestazione sostenibile, una parte dedicata più alla pianificazione territoriale e anche contribuire all'applicazione, all'attuazione di una serie di politiche. Noi abbiamo diverse scale di applicazione e alcune cose che vi farò vedere sono addirittura a scala europea, altre a scala nazionale e regionale, ma noi ci focalizzeremo nella seconda parte alla scala locale, in particolare per quello che riguarda il Parco del Cilento. In questa diapo con i pallini voglio evidenziare, anche se si legge poco, che non siamo solo ricercatori, università, istituti di ricerca, ma ci sono anche delle public authority. Abbiamo due agenzie ambientali nazionali, ISPRA e l'Agenzia Ambientale Austriaca, abbiamo il Joint Research Center che è il nostro partner e poi abbiamo Regione Campania e una contea in Ungheria. Questo è per dire che dobbiamo costruire qualcosa di fortemente applicativo fin dall'inizio. Ma partiamo dalla base. Noi siamo tutti sensibili all'importanza dei dati, no? Immaginate l'importanza dei dati forestali, diciamo mappe forestali, e tutto il mondo in qualche modo è concentrato. Siamo continuamente, stesso il nostro gruppo lavora moltissimo con dati da satellite, produciamo mappe, produciamo dati da approcci di intelligenza artificiale, diciamo l'agricoltura di precisione, tutta una serie di problematiche e produzione di dati, no? Ogni giorno Copernicus consente, produciamo mappature di tutti i tipi, ma per affrontare le sfide enormi che abbiamo, che riguardano anche i parchi ovviamente e che riguardano non solo i parchi ma tanti altri aspetti e anche le enormi aspettative politiche, no? Immaginiamo appunto il PNRR. Quindi tenere insieme la produzione, il rispetto dell'ambiente, questa benedetta sola produzione di dati non basta. Cioè questa è una realtà scomoda che pochi vi dicono, ma che è la verità. Perché se prendiamo l'uso dei dati tipicamente alla scala delle singole amministrazioni, è molto più giù. Cioè è in quel punto là nero. Perché chiaramente è difficile, prova a chiedere a un'amministrazione, fosse pure la Regione Campania, che comunque è grande, enorme, ma a scaricarsi ogni giorno i dati Sentinel e poi provare ad elaborarli. E cosa mi serve ma per i diversi servizi della Regione? Ma questo si applica più o meno a tutti i livelli. Il progetto entra là, cioè provare a dare un contributo. Ovviamente un progetto di ricerca vuole mostrare una strada verso... per riempire questo spazio che è un problema dal nostro punto di vista enorme e quindi oggi vedremo questo legato ai parchi. Però vi devo dare l'ABC, la nostra infrastruttura, quindi organizzata in questo modo, a tutta una parte di banche di dati che sono vettoriali, raster, a tecnologie molto avanzate per fare le cose che vi farò vedere, che sono i data cube, queste nuove tecnologie che gli informatici ci danno per fare delle richieste molto veloci. C'è tutta una parte di modelli statici o dinamici, alcuni di questi per funzionare devono andare su calcolo parallelo e ha un'interfaccia grafica semplicemente. Quindi diciamo io utente non so tutto questo casino, database, application, non vedo niente di questo, vedo direttamente, quindi diciamo come un web GIS normale che non sta andando più, eccolo qua. Come in un web GIS, non so se la batteria,
Ok, se me lo rimette in modalità presentazione, in un WebGIS normale praticamente noi abbiamo... Vuole andare Legal Mouse? Ecco qua. Diciamo, io sono davanti a un computer, faccio una query a un server posizionato da qualche parte e andando avanti questa query chiaramente mi va a interrogare delle banche dati e quindi avrò di ritorno, non si vedono le frecce, comunque praticamente avrò le mie risposte. Però questo appunto non basta per molte problematiche, devo fare qualcosa di più. Quindi che cosa facciamo noi? Prendiamo quel WebGIS che abbiamo visto prima, ma abbiamo bisogno ad esempio di alimentarlo ogni giorno con i dati climatici, per fare un esempio, no? E i dati climatici che vengono da un'altra infrastruttura, che possono essere i nostri sensori, oppure... Potrei suggerire di cambiare la batteria, perché diciamo, ecco, diciamo qua vediamo i sensori, e quindi immaginate un sistema che quindi ogni giorno acquisisce questi dati, ad esempio della stazioncina meteo, oppure acquisisce da immagini da satellite. La cosa importante è che in questo modo io ho i dati statici, i dati dinamici, posso far girare questi modelli, no? Questi modelli di simulazione numerica, se va avanti col mouse, e praticamente, la prossima per favore, questi modelli mi possono aiutare quindi a costruire analisi di scenario, altre cose. Nell'ambito della nostra progetto, praticamente noi dobbiamo produrre, quindi con questa infrastruttura che vi ho dato una percezione più intuitiva, quindi io mi collego tramite un browser e ottengo tutta una serie di dati, mi accredito, la registrazione libera, e posso avere un'informazione su tutti questi strumenti che stiamo vedendo. Ad esempio qua vediamo in alto che ci stanno alcuni strumenti che sono questi ABCD fino ad O, alcuni sono più dedicati alle public authority, altri dedicati all'agricoltura, altri alla protezione ambientale, altri dedicati alla pianificazione, altri a biodiversità ed ecoturismo. Ok. Quindi io che cosa? Alcuni di questi strumenti lavorano solo a scala locale o a scala regionale, ma ad esempio quel tool K che vedete, il Lentech, è addirittura a scala europea. Perché ci tengo a evidenziare questo? È a scala europea con 20 metri di risoluzione a terra in tutta Europa, quindi è chiaro che ci siamo dovuti dotare di infrastrutture adeguate a questa sfida. E ve lo dico perché ora quello che vedremo per il Parco del Cilento in teoria lo potremmo applicare, se ci fosse l'interesse e la voglia, dove vogliamo, insomma, ovviamente avendo disponibilità di dati e di altro. La prossima, torna indietro, perdonami, quindi quello che vai avanti col ancora, quindi io vi farò una zoomata su questi tool che sono attivi nel Parco del Cilento, cioè un tool che riguarda il cambio climatico, uno che riguarda più l'agricoltura e le foreste, una di pianificazione e un altro sull'ecoturismo. Sulla biodiversità non vi farò vedere ancora nulla perché ci stiamo lavorando. Quindi la prossima, per favore. Quindi proviamo ad andare sulla piattaforma. In questa piattaforma, questa è la nostra pagina web, voi cliccate su accesso alla piattaforma, che sarebbe questo grande pulsante centrale. E praticamente vi iscrivete, no? Cioè ad esempio vedete là a sinistra c'è il sign in, vi iscrivete. Ora entriamo come se fossi io e avete questo tipo di diciamo interfaccia grafica, selezionate la scala e vedete nella scala locale c'è segnato Parco Nazionale del Cilento, quindi cliccate lì e ok, mi sta ritornando il... e vediamo la visualizzazione del parco. Quindi ora proviamo a... chiaramente questa cosa la potremmo fare anche online se avessimo una rete idonea, quindi questa è una simulazione. Io quello che faccio, ad esempio, è il Parco del Cilento, quindi vado avanti. Ad esempio la prima cosa che voglio vedere è uno strumento che mi aiuta a meglio pianificare, ad esempio qual è stato il consumo di suolo nel Parco del Cilento, e lo faccio direttamente io cittadino, io comune del Parco del Cilento. Cosa faccio? Seleziono il mio limite amministrativo, ad esempio
seleziono, diciamo, un comune e praticamente seleziono un anno, la differenza tra due anni, ad esempio dal 2012 al 2019, sottometto la richiesta, vado nella zona dei risultati e praticamente posso ottenere che cosa? Posso ottenere da un lato una mappa con la mia area, avevo selezionato Santa Maria di Castellabate, vedete il contorno nero, ma posso identificare dov'è il nuovo urbanizzato, ma quello che è importante, posso cliccare su un PDF e sapere, sì, quel nuovo urbanizzato mi dice anche che produttività ho perso da un punto di vista potenziale, e qua ci stanno queste classi di produttività del suolo da 1 a 10, dalla peggiore alla migliore che è 10, questo per dare una scala più intuitiva, quindi parliamo di 10 ettari persi con quella qualità. Ma vediamo qualche altra cosa. Una delle problematiche più importanti per chi fa pianificazione e anche per chi lavora sui parchi è l'integrità del territorio rurale, del territorio del parco, eccetera. In questo caso noi ci limitiamo a studiare l'integrità rispetto all'urbano, ma questa cosa si può fare anche solo per il tessuto forestale. Quindi abbiamo degli algoritmi di frammentazione. Io in pratica quello che faccio... continua a non andare, la prossima, ecco, diciamo, io di nuovo seleziono la mia area di indagine, soluziono uno strato informativo e come vedete c'è 400. Io posso chiedere al sistema, attorno a ogni punto del territorio, a ogni pixel, vai a guardare 400 metri o 200 metri. Perché questa variazione? Perché vedo cose diverse ogni, diciamo, e quindi praticamente do l'opportunità all'utente di fare questo e ottengo una mappa in tempo reale. Questo ad esempio è fatto con il tipico calcolo parallelo che si usa anche per il sequenziamento del DNA per i videogiochi, cioè il GPU computing, graphical processing unit, quindi che fa molto velocemente rispetto alla complessità questa mappa. Perché è importante? Perché se io devo fare del nuovo sviluppo urbano ho una base quantitativa. Questa leggenda in realtà è trasparente a due estremi, cioè l'urbano è trasparente ma anche le zone prettamente integre a quei 200 metri che abbiamo visto sono trasparenti, quindi ho più è blu più è integro, più è rosso è invece peggio, quindi ho una base quantitativa per prendere le mie scelte, ma le mie scelte possono anche riguardare non, qua vediamo una zoomata e voi vedete che chiaramente potremmo anche ragionare di riconnettere delle zone che sono ad alta, diciamo che non sono completamente rovinate e che semmai sono, potrebbero essere oggetto di qualche corridoio ecologico, e quindi c'è un tool per i corridoi ecologici che tu lo disegni a mano o lo puoi importare dal tuo GIS e praticamente il sistema ti produce, praticamente lo chiami in un certo modo, insomma, quindi è fatto direttamente dall'utente. Vediamo se riusciamo ad andare avanti. Posso stabilire la percentuale, no? Semmai è un corridoio ecologico che non ha tutto verde, ma che ha delle componenti verdi e altre invece, semmai c'è qualche edificio che devo lasciare, eccetera. E quello che è importante è che dall'elaborazione posso ottenere di nuovo una reportistica che mi dice, ad esempio, i servizi ecosistemici che io guadagno in quel corridoio ecologico. Ma andiamo avanti, l'ecoturismo. Questo, diciamo, per noi è molto importante, credo che abbiamo tutti consapevolezza, quindi spostiamoci da un tool, tipicamente abbiamo visto solo degli strumenti che vanno verso la pianificazione, a dei strumenti per valorizzare la nostra risorsa, no? E vi faccio vedere quello che teniamo. Il bello tra l'altro di questi sistemi è che via via che cresce la consapevolezza e i dati, cresce anche il sistema. Quindi sistemi dinamici che si aggiornano. Allora, cosa abbiamo fatto sull'ecoturismo? Sull'ecoturismo vi faccio vedere un paio di cose. Ad esempio questo, io mi pongo il problema in un'area di interesse di valutare gli aspetti naturalistici o anche quelli culturali. Mi si apre una tendina, ad esempio seleziono un comune o potrei selezionare col mio mouse un'area qualunque, seleziono una distanza all'interno della quale devo cercare e dei punti di interesse. Ho messo 4 km attorno a un punto e quindi nell'ambito di, diciamo, attorno a Teggiano
ad esempio una selezione dei punti naturalistici che abbiamo nella banca dati, e quindi il sistema, questa tabella strana in basso, vi dice i punti di interesse e sulla mappa vi dice dove sono ubicati. Chiaramente ognuno di questi io lo posso ordinare in base a una serie di, a qualunque di queste colonne, posso ottenere una descrizione del mio punto di interesse naturalistico. La stessa cosa riguarda i punti culturali, quindi diciamo dove anzi abbiamo dedicato ancora più energie. Per quest'area il sistema ci dice anche, ci racconta un pochettino quello che c'è a Teggiano, intanto come gli aspetti fisici, la geologia, i suoli, gli usi dei suoli, ad esempio qua, ma mi dà anche informazioni sull'habitat quality, da 0 a 1, diciamo come siamo posizionati, vedete 0,1, 0,9, questa è fatta su degli algoritmi sviluppati con ISPRA. Diciamo che vedete il 40% dell'area è dentro il Parco Nazionale del Cilento, mentre lo 0,6, se non lo 0,8, quello che è riserva naturale Foce Sere, ci sono dei siti di Natura 2000 e quindi diciamo c'è tutta un'informazione. Se scendiamo sotto ci stanno anche dei presidi slow food, dei prodotti tipici, quindi ho una reportistica in questo caso di Teggiano, perché ho selezionato Teggiano. Avessi selezionato un'altra area avrei qualche altra cosa. Quindi vedete che diventa tutto possibile in quest'ottica, anche venire incontro alle stanze dei nostri amici come Mimmo Moccia, che semmai ti chiedono di tirare fuori anche l'urbano degli anni 50, che ha una valenza sia dal punto di vista dell'altro modulo di pianificazione, ma anche da un punto di vista così turistico, sapere se quel centro storico, insomma, cioè come è, come è stato, insomma, lì miei insediamenti rispetto all'edificato degli anni 50. Ma andiamo su qualche altro strumento, ad esempio sul cambio climatico. Siamo tutti quanti piegati dal cambio climatico. Con la collaborazione col CMCC abbiamo messo su uno strumento, quindi anche qua io seleziono una qualunque area, un praticamente ad esempio un comune eccetera, in questo caso è Vallo, e seleziono uno scenario IPCC, l'8 e 5 vi ricordo è il peggiore, quello dove si prevede un incremento di CO2 business as usual, come se, ammesso che non ce la facciamo a abbassare i quantitativi di CO2. Seleziono uno scenario, voglio pormi il problema cosa succede dal 71 al 2100 e ottengo che cosa? Scusate, non si legge bene, un PDF dove ci sono degli indicatori, come incrementano le massime temperature, le minime temperature, insomma tutti degli indicatori, questi che vedete, questo primo gruppo. Io purtroppo non ho il mouse qua, è così o c'è un mouse? È questo laterale? Ah, devo puntare di qua ed è questo davanti, quello laterale? Vabbè, diciamo non fa niente, è un po' difficile puntare su un posto che non sia lo schermo. Comunque sia, diciamo che voi quello che volevo far vedere è che ognuna di queste linee sono degli indicatori, quindi io posso avere un'informazione su temperature e piogge per quel periodo, cosa mi posso aspettare in base alle conoscenze scientifiche attuali per il mio comune, in questo caso Vallo. Sto andando forse troppo, eppure mi posso porre il problema delle colture. Ad esempio qua ho messo il frumento duro, quindi cosa succede al frumento duro, e quindi posso scegliere diverse colture nella mia area di indagine. Ad esempio vedete che ad esempio il sowing period length, il primo, significa che il periodo di semina è più lungo di 6 giorni, il periodo di emergenza di 2,2 e così via. Quindi ho degli strumenti, in questo caso più agronomici, che mi aiutano a stabilire. Qua abbiamo, dimmi se devo chiudere Mimmo, perché sennò posso procedere, questi erano altri piccoli esempi un po' più veloci. Questo è un tool che abbiamo sviluppato ad esempio per la parte viticola, dove noi possiamo avere un'informazione di suoli, di indici bioclimatici per decidere le varietà migliori.
possa avere una mappatura di una zona azione potenziale per la vite, per ogni zona, vedete nella tabella tutta una serie di informazioni, o un'informazione rispetto, in questo caso, a, diciamo, non riesco a leggere, comunque diciamo, a delle informazioni bioclimatiche utili per la vite. E vedete, ci sono diversi di questi indici nel menu a tendina che sono a beneficio degli esperti viticoltori, ovviamente. Per le foreste, che cosa possiamo vedere? Per le foreste abbiamo una serie di strumenti che possono aiutare la gestione, se riesco ad andare avanti col mouse. Può andare avanti lei, per favore? Intanto, ovviamente, un'informazione dei SIC, diciamo, i limiti territoriali, la prossima, per favore, o dei prossima slide, ecco, oppure in questo caso dei ZPS, no? Con informazione sull'estensione territoriale e qualunque informazione mi interessa su questi. Per ognuna di queste aree posso sapere le tipologie forestali con le quantità in ettari, le aree. Andiamo alla prossima. Oppure per il supporto alla gestione noi riportiamo le regole del gioco, cioè i documenti della Regione Campania che aiutano a prendere delle decisioni. Ancora alla prossima. Posso avere un supporto anche ulteriore per la gestione, ancora avanti, e per la mia area di indagine, ad esempio, ho questo PDF dove purtroppo non si vede tutto, però ci sono i diversi piani di accatastamento forestale, insomma tutte le informazioni e le tabelle dendrometriche, insomma tutte le informazioni che servono. A chiusura, quindi per adesso il sistema è interrogabile in inglese, ma entro la fine del progetto gli strumenti che vi ho fatto vedere, diciamo, avranno una versione in italiano. La cosa, qualche conclusione, mancano 6 mesi di lavoro, ovviamente abbiamo ancora dei bug, delle cose da migliorare, però il sistema è già a vostra disposizione, è operativo e funzionante, anzi se lo testate ovviamente per noi è una cosa importante. Rispetto alla tematica parchi mi piace finire con alcune sollecitazioni di Mimmo. È evidente che lo strumento è molto utile perché tiene insieme pianificazione, gestione del bosco, del parco, c'ha questo aspetto dinamico perché consente di fare analisi di scenario, quindi interagire con gli stakeholder e verifiche delle decisioni. E anche, come avete intuito, uno strumento semplice, nel senso che si vede quella piattaforma ma ci vuole veramente poco per capire come utilizzarla, e chiaramente molte altre potenzialità sono da esplorare. Il sito, che è www.landsupport.eu, e io mi fermo qua. Grazie. Grazie. Grazie Fabio. Non mi attardo in commenti perché penso che sia stato anche abbastanza evidente come in realtà, diciamo, questo strumento può aiutare molto la gestione di un parco. E ci tengo molto, diciamo, a sottolineare questa interazione tra diciamo, l'attività di Fabio Terribile come ricercatore e diciamo, il confronto abbastanza frequente con chi gestisce il parco per vedere come, diciamo, le due cose possono essere funzionali l'uno rispetto all'altro. Sono convinto che, diciamo, è un'interazione che diciamo, nei 6 mesi che ancora restano per completare il progetto, ma credo anche dopo i sei mesi. Il sistema resterà per alcuni per anni. Anche dopo, diciamo, questa interazione continuerà e diciamo, potrà, diciamo, ancora dare delle ulteriori contributi. Adesso interviene Cono D'Elia. Cono D'Elia è il vicepresidente del Parco del Cilento, è stato per lunghi anni amministratore di un comune del parco, che è il comune di Moligerati, e è stato invitato a questo incontro perché è una delle persone, diciamo, più impegnate
e anche in maniera direi passionale, non solamente politica, amministrativa, a diciamo, nella gestione del parco, nel senso di trovare come è possibile, attraverso le risorse che ha il parco, per assicurare una permanenza della popolazione locale, che naturalmente sappiamo bene soffre di una emigrazione costante, continua ad esserci uno spopolamento di queste zone interne della campagna, ma diciamo lo strumento parco, appunto, forse ricollegandosi anche al presidente di Federparchi prima, può essere, diciamo, anche un strumento di sviluppo locale, e sicuramente utilizzando quelle che sono delle risorse uniche, come sono proprio nel parco e particolarmente nel suo territorio. Quindi io lo invito, diciamo, a darci un poco degli esempi e il suo modo di vedere questo argomento. Ti puoi accomodare al... che hanno voluto che io fossi qua oggi a parlare di un'esperienza, un'esperienza sicuramente significativa e importante per il nostro territorio, un modello che chiaramente mostra degli elementi di forza, ma purtroppo anche dei momenti, degli elementi di criticità. Io quali sono i momenti di forza? Allora, questo è come tante realtà dei nostri territori, delle aree interne, e poi chiaramente del parco. Poi, voi immaginate che il nostro è un parco fortemente antropizzato, lo diceva prima Sammuri. Insieme al Parco del Pollino e l'Appennino Lucano si sono inventati questi tre parchi che sono incredibili, perché voi immaginate che sono 80 comuni, ma la cosa incredibile è che non è un'area omogenea, per cui oggi immaginare di far crescere un territorio, di valorizzare, di dare, ecco, degli indirizzi di un territorio con utilizzando, professore, lo strumento chiaramente della 394. Questo è il vero grande problema oggi che caratterizza il nostro parco e aumenta chiaramente l'elemento di difficoltà, cioè nel senso che noi non rinunciamo all'idea di far crescere un territorio, di valorizzarlo, chiaramente abbiamo una serie di elementi che condizionano, sono degli aggravanti in alcuni aspetti più che di essere dei punti di forza. Io ho sempre immaginato che, ma questo lo dico un po' anche per tutte le aree interne, che noi dobbiamo immaginare dei modelli di riferimento, perché sono poi quelli che poi sono determinanti, sono degli elementi che poi riescono anche a fare rete, a coinvolgere anche altre comunità. La mia è una comunità molto piccola, oltretutto frazionata, abbiamo una parte, il comune Morigerati, con una frazione Sicilia. C'è questa bellissima risorgenza del fiume Bussento, che è un'oasi del WWF, molto frequentata. Ieri sera il professore mi ha voluto accompagnare un gruppo di studenti universitari a conoscere questo territorio, che secondo me è di una bellezza straordinaria. Attorno a quest'area che cosa abbiamo fatto nascere? Abbiamo fatto un'azione di recupero, non abbiamo pensato a nuove costruzioni, abbiamo recuperato tutta la parte, diciamo, il centro storico a Morigerati, abbiamo avuto un finanziamento nell'ultimo PSR, abbiamo realizzato un albergo diffuso all'interno di un'idea di ospitalità diffusa nata nel 2006, però oggi siamo riusciti a realizzare finalmente nel centro storico. Quindi abbiamo avuto un finanziamento, una parte sui privati, una parte sul pubblico, e diciamo noi per novembre, quindi per l'anno prossimo, sarà pienamente operativo questa esperienza di albergo diffuso.
C'era un'altra struttura che era chiaramente un detrattore ambientale. Voi immaginate che 30 anni fa è stato costruito questa struttura perché bisognava fare un asilo per 1000 bambini. Cioè, voi immaginate qual è il tipo di programmazione e di pianificazione che spesso si realizza nei nostri territori. Bene, l'abbiamo avuto la possibilità di avere delle risorse regionali e è diventato un ostello della gioventù, gestito dal WWF, e da quest'anno abbiamo anche coinvolto i padri salesiani, il Don Bosco di Napoli, per cui anche quella struttura, che era una struttura chiaramente abbandonata, un detrattore ambientale, sta per diventare uno strumento di crescita del nostro territorio. Poi dall'altra parte, su Sicilia invece, come ci siamo orientati? Avevamo una scuola elementare all'interno di questo, del centro storico, l'abbiamo trasformato in una struttura per la terza età, con l'idea di creare una serie di servizi al servizio della terza età, anche del pensionato, e quindi l'idea soprattutto di dare al pensionato o alla terza età l'opportunità di poter continuare a vivere. Cioè, che cosa significa? Quindi non emarginarli in queste strutture per la terza età, spesso isolate, ma dà la possibilità anche in età matura di poter partecipare ad una forma di socializzazione. Un altro elemento di forza, chiaramente, del mio territorio, della mia esperienza, la nostra esperienza, è con una rete di operatori molto bravi, che oggi nel mio comune sull'Olio abbiamo una bellissima esperienza con un operatore marsicani che ha ereditato questo frantoio del nonno e oggi è diventato un'azienda leader a livello nazionale. Abbiamo questa bella esperienza sul fico bianco del Cilento, Murichè, un giovane mio amico, anche con me amministratore, che ha fatto questa bellissima azienda dove chiaramente c'è molto spazio per la cultura dell'ospitalità, ma soprattutto chiaramente c'è questa presa, questo recupero del fico bianco del Cilento, per cui è strategica la presenza all'interno di questa struttura. Poi tutto questo attorno ad un fiume che è di una bellezza straordinaria, e poi abbiamo anche una rete di casali. Quindi che cosa stiamo cercando di costruire? Un percorso, una formula capace di dare una serie di risposte un po' a tutti. Cioè, parliamo del turismo chiaramente di esperienziale, dal turismo dei giovani, e anche creare quei servizi. Quindi non solo ci dobbiamo preoccupare di rispondere ad una domanda turistica, che ancora purtroppo, professore, è molto debole. Dobbiamo anche, chiaramente, ci stiamo preoccupando di migliorare la qualità dei servizi, però c'è un problema. Adesso abbiamo fatto l'elenco dei punti di forza di questa esperienza, adesso vi dico quali sono i punti di debolezza, i punti di criticità. Ci sono dei problemi enormi, perché il problema non è realizzare le strutture, il problema è farle funzionare. E allora, se noi, io dico sempre, noi dobbiamo preoccuparci di realizzare, di migliorare i servizi, ma poi dobbiamo anche preoccuparci di aumentare che cosa? La domanda. Perché se il numero delle presenze sono sempre queste, piccole, occasionali, soprattutto legate ad una stagionalità, ma molto molto contenuta, è chiaro che il vero problema è che tutti questi operatori che oggi hanno fatto una scelta anche di vita, di legare la loro esperienza, la loro famiglia, chiaramente ad un piccolo comune, vanno in difficoltà. Io mi sono già ritrovato con una prima fase in cui abbiamo avuto dei finanziamenti, abbiamo favorito la realizzazione di alcune strutture all'interno del centro storico. Dopo 5 anni queste strutture chiaramente sono state trasformate in un'abitazione. Io ho provato anche a contestare, la legge ti dice che dopo 5 anni purtroppo queste strutture possono ritornare ad essere civili abitazioni. Allora, quello che cosa sta succedendo? Io parlo della mia esperienza, credo che sia tra le esperienze più significative, perché ho messo tutto assieme. Poi ho avuto anche la fortuna di avere il Touring Club che ci ha dato l'unica bandiera arancione di tutta la provincia di Salerno. Quindi tante cose messe assieme. Però il vero grande problema,
che oggi mi ritrovo, io ieri ero anche un po' arrabbiato, abbiamo dei problemi enormi, perché lo Stato, voi immaginate che solo per garantire il servizio scolastico, cioè 20 anni fa chiaramente hanno sospeso il servizio scolastico per mancanza di bambini, l'hanno sospeso nella frazione, che poi la frazione sono a 12 chilometri, bene, a noi costa, alla comunità del mio, costa 45.000 euro, cioè noi partivamo da un costo zero, 6.000 euro, che erano i costi a carico del comune, legato chiaramente al riscaldamento, siamo passati da 6 a 40, senza che lo Stato abbia dato zero contributi. Allora, ecco, ma come si può pensare che una famiglia... Allora è chiaro che a questo punto oggi è un problema enorme, il bilancio è in rosso. Ieri già, un problema anche sulla raccolta, ci dicono che dobbiamo fare la raccolta differenziata, dobbiamo avere i depuratori, ok. Allora ditemi quali sono e i costi, chi li sopporta. Cioè se lo Stato, perché la Regione chiaramente non interviene, non partecipa ai costi di gestione. I costi di gestione sono legati chiaramente allo Stato, i trasferimenti. I trasferimenti negli ultimi 20 anni si sono drammaticamente ridotti e poi oggi, professore, parliamo tanto di fiscalità di vantaggio, ma non ho visto una lira. Abbiamo parlato col Ministro, questo come parco, ma io parlo che a prescindere dai parchi, tutte le aree interne, tutti i piccoli comuni, bisognerà chiaramente creare una fiscalità di vantaggio, perché non si può pensare che un titolare di un'azienda, di una piccola attività, di un piccolo comune abbia gli stessi obblighi fiscali di una... Ma la cosa è incredibile! E noi continuiamo a parlare di grandi opere, continuiamo a parlare di tutto e di più, cioè poi ci riempiamo la bocca di ambiente e poi come vogliamo che i piccoli comuni e le aree interne possano sopravvivere nel momento in cui non c'è il trasferimento, sono sempre di meno anno dopo anno. È chiaro che io oggi ho difficoltà, cioè, ieri ho avuto un problema perché nel momento in cui cioè, i costi della raccolta o anche dello spazzamento hanno dei costi enormi, ma come faccio se i trasferimenti si sono ridotti? Ma voi potete pensare che un pensionato di un piccolo comune possa reggere? Cioè è incredibile, è impossibile. E allora andiamo in difficoltà. Ma non è che va in difficoltà il mio comune, vanno in difficoltà tutti i comuni. Quindi allora, cioè, su questo, ma voi avete mai sentito che qualcuno abbia mai introdotto un discorso serio su questi argomenti? Parliamo tanto di bilanciare, di dare spazio alle aree interne, alle aree parco, ma scusate, ma se queste sono le condizioni, non c'è futuro, non c'è futuro. Ancora oggi noi abbiamo l'economia del nostro parco, a che cosa è legato? È legato alla risorsa mare, quelle 3 settimane, perché abbiamo la fortuna di avere tra le più belle spiagge d'Italia, allora quelle 3 settimane chiaramente sono anche perché abbiamo anche delle strutture private, parliamo di Palinuro, quindi parliamo anche di centri di eccellenza, ma sono quelli che ancora oggi fanno reggere l'economia dei nostri territori. Noi è chiaro come parco, io devo dire che con Tommaso Pellegrino, presidente, noi siamo tutti sindaci, io sono stato sindaco, adesso sono vice sindaco, abbiamo dato un grosso contributo per la crescita. Ecco già l'idea di coinvolgere il professore Moccia per definire uno strumento che è il piano del parco, che deve rispondere più alle esigenze di un territorio che non alle idee di un visionario allora, professore universitario che 10 anni fa si è inventato allora, da Torino allora, cioè un piano del parco che oggi dobbiamo correggere. E oggi col professore Moccia siamo paese per paese, comunità per comunità, per cercare di capire, di realizzare un vero piano del parco che risponda ai problemi di un territorio. Però non basta. Non basta solo questo. Parlavo del 110, ma voi immaginate un territorio fortemente antropizzato, dove c'è stato messo... Allora, c'erano già degli abusi, d'accordo? Quindi, 1900, quindi, hanno partito, quindi ci sono migliaia di richieste di condoni che sono stati congelati. Oggi col 110 c'è la possibilità di utilizzare degli strumenti economici per riqualificare un territorio e oggi abbiamo questo grosso problema,
che non possono partecipare. Ci siamo inventati col professore Moccia delle linee guida che abbiamo trasmesso agli uffici tecnici e oggi attraverso chiaramente questo piano, di questo strumento di pianificazione territoriale, stiamo cercando di dare una risposta, perché poi c'è un problema. Ok, ci sono gli abusi, d'accordo, sono migliaia, ma abbiamo le risorse economiche noi per abbattere questi abusi? E allora forse, probabilmente, la soluzione è quella di riqualificare queste aree, e su questo il nostro impegno è molto forte col professore. Io spero, anche perché in questo momento si stanno realizzando degli strumenti anche di tipo territoriale, stiamo cercando di mettere insieme allora territorio, comuni, parco e regione per arrivare ad avere una sintesi. Allora io chiudo qua nel dire, cioè, che un po' di attenzione in più e soprattutto per occuparci, e poi un'altra cosa importante, la mobilità sostenibile. Ma vi sembra possibile che a Sapri o nei nostri territori arrivino i treni dell'alta velocità? E poi oggi come con noi come parco ci stiamo attrezzando per avere 40 strutture, chiaramente con tutto in elettrico, con le bike, ma non basta. Io sono fortemente un sostenitore che se noi non realizziamo nei nostri territori allora una rete di navette elettriche ibride che ogni 2 ore connettano le aree interne con i centri di servizi, allora noi abbiamo ancora i pullman, quelli vecchi di 40 anni, che partono uno la mattina e uno probabilmente forse arriva la sera. Ma voi potete pensare che un territorio delle aree interne possa sopravvivere? E poi si parla di aree interne, si parla di piani, si parla di risorse che poi io non vedo, perché poi nel bilancio comunale tu hai le entrate e hai le uscite, ma alle entrate non c'è niente. Ogni anno registriamo una riduzione. E allora io vi dico con grande onestà, se queste rimarranno, io continuerò a battermi per il mio territorio e per la comunità con tutte le difficoltà. Cioè, però io sono dell'idea che se le condizioni sono quelle di oggi e se lo Stato non si rende conto di aumentare le risorse e migliorare la qualità dei servizi, è chiaramente bene, perché il problema nostro, noi dobbiamo essere competitivi. Cioè le aree interne, se si migliora la qualità dei servizi e chiaramente i costi di gestione di servizi che costano di più, allora potremmo essere competitivi e cercare chiaramente, poi su questo bisogna mettere in campo anche delle azioni di comunicazione, ma anche lì c'è un discorso anche di risorse economiche, perché un piano di comunicazione non è che poi possiamo immaginarci che ci affidiamo al primo arrivato, anche lì c'è bisogno di professionalità, scusate, ma la professionalità ha dei costi e chi li paga questi costi? Questi sono i veri grandi problemi che oggi interessano le aree del parco, ma credo in assoluto interessano tutte le aree interne del sud, perché io penso che il problema del Cilento sia lo stesso delle Calabrie, della Basilicata, della Sicilia, perché ci sono delle grandi opportunità. La sfida è bella, interessante, affascinante, ci sono anche tanti amministratori non politici, perché io faccio questa differenza, c'è chi amministra e chi poi dopo utilizza degli strumenti della politica per autoreferenziarsi, cioè, quindi io non ho grande stima, vi dico con grande onestà, di queste figure. Io invece sono un appassionato dei veri amministratori e ce ne sono tanti, e ci sono anche tanti giovani che oggi, però io dico, non rischiamo, questa è l'ultima chiamata. Cioè, se noi, io devo sentire ancora parlare di un'alta velocità che parte da Napoli e arriva a Reggio Calabria, 400 chilometri. Ma voi ve lo immaginate a questo punto? E quando arriveremo per recuperare un'ora? Scusate, ma io quelle risorse le avrei utilizzate, ma per migliorare la viabilità, per migliorare l'accessibilità, per dare un supporto economico alle comunità, a fare in modo che le comunità siano in condizione di poter fare la differenziata, di poter fare, ecco, un depuratore che funziona. Su questo bisogna allora concentrarci, e invece parliamo di un'alta velocità, perché è chiaro, alimenterà le lobby, non alimenterà il territorio, e noi continueremo a morire. Perché se queste condizioni, io lo dico, ripeto, io continuerò a battermi con tutte le mie forze fino a quando sarò amministratore di un piccolo comune,
Bene, però io credo che se queste sono le condizioni, professore, non c'è futuro né per il parco nazionale né per, né per le aree interne, con tutti gli sforzi che noi ci mettiamo in campo. Però purtroppo, se non si accende una luce seria, importante sui veri problemi, io credo che veramente qua continueremo ad incontrarci, continueremo a parlare, a discutere, ma fondamentalmente ad assistere, a registrare una morte di un territorio che è di una bellezza straordinaria. Io dico che il mio non è un parco, è un contenitore di bellezze straordinarie, e a me dispiace molto, cioè io ci soffro molto, perché poi io sono nato in quei territori, sono arrivato a Napoli, poi sono tornato, ho fatto il medico per 40 anni, continuo a farlo, perché anche quello lì io non posso lasciare, perché non c'è un medico, perché non c'è un medico che mi sostituisca, perché i medici sono tutti in città, e chi da Napoli o da Salerno ha difficoltà a venire a fare il medico di famiglia nel mio comune, di 200 persone, è naturale. E quindi io oggi sono costretto a rimanere perché non c'è un medico, e il problema non è solo del mio comune, tutte le aree. Allora, quindi, di che cosa vogliamo parlare? Se realmente non si pone un'attenzione seria e si ascoltano le esperienze, perché il vero grande problema, professore, che io questi ragionamenti li faccio spesso, ma non mi ascolta nessuno. Questo è il vero grande problema. Loro parlano di altri argomenti. La politica si diverte a fare altro tipo di considerazioni. E allora a me dispiace dirlo, e qui, perdonate il mio sfogo, ma sono anche legato al fatto che ieri c'è stata un'esperienza da amministratore molto forte per me, e quindi sono ancora più arrabbiato, perché quando devo vedere che un mio territorio deve finire perché non ci sono risorse, perché io non posso aumentare le tasse, perché se aumento le tasse non le pagano, perché non ce l'hanno i soldi. Questo è il vero grande problema, né gli operatori e né chiaramente i pensionati, perché lì sono il grosso, sono pensionati. E allora come faccio? Non posso aumentare, non ci sono entrate, e allora il destino chiaramente è quello di veder morire questi territori che, ripeto, sono di una bellezza straordinaria, ma se non ci sono degli interventi seri, ma, cioè, voi, il PRR, ma ci sono delle risorse destinate ad alimentare, a sostenere in maniera seria? No. E allora finisce qui il mio sfogo, più che una valutazione di quello che è stato, sul quale, ripeto, continuerò a battermi, però anche una denuncia sull'indifferenza di un mondo politico che parla di aree interne, ma delle aree interne non sa neanche il significato. Grazie. Grazie. Avevo anticipato il calore dell'intervento di Conodelia e non mi ha smentito, naturalmente. Siamo all'ultimo intervento, quello di Domenico Passarelli, che si collega da Cosenza. E ci parlerà un poco dei parchi calabresi, credo riprendendo, diciamo, anche alcuni argomenti che sono stati già presentati qua, l'accento che Conodelia ha messo sui servizi è fondamentale, credo ampiamente riconosciuto dalla strategia delle aree interne, che punta sui servizi, ribadita da tutti quelli che si occupano di sviluppo del Mezzogiorno. Il direttore del Formez qualche giorno fa aveva dichiarato: il problema del Mezzogiorno non è più un problema economico, è un problema sociale, perché la differenza tra nord e sud è che ci mancano, al sud non ci sono più i servizi. Questa è la nuova connotazione della questione meridionale, e quindi anche la Calabria è chiamata in causa. Alla parola a Mimmo Passarelli, professore dell'Università della Calabria. Grazie per l'invito, saluto affettuosamente il segretario nazionale dell'INU, il professore Moccia, e gli organizzatori, la collega Angioletta, ma tutti i partecipanti
dovrei dire, naturalmente è stato detto già tutto, le sollecitazioni sono innumerevoli, per cui rischierei di stare sulle sollecitazioni che però vale la pena riprendere, ringraziando anche l'ultimo intervento che mi dà un assist formidabile per le riflessioni che vorrò fare. È un assist formidabile anche perché ho il piacere, l'onere e l'onore di coordinare una community, un gruppo di lavoro dell'Istituto di Urbanistica, a cui faccio parte non solo come presidente dell'INU Calabria, ma anche ho l'onore di stare in giunta nazionale, sulle politiche per il territorio del Mezzogiorno. E stiamo portando avanti con l'ausilio, il supporto e la visione di Mimmo Moccia un lavoro di coordinamento tra tutte le sezioni del Mezzogiorno d'Italia per tentare di capire come appunto affrontare la questione della mancanza dei servizi e della questione sociale nell'ambito del nostro territorio. Ma vado subito intanto ad alcune sollecitazioni che ha fatto Angioletta Boghera all'inizio del suo intervento, relativamente al fatto che ancora la questione dei parchi è un tema rilevante, ma è un tema molto molto aperto, e che i parchi devono essere protagonisti e lo devono diventare. Questo per me è un invito che trova la porta non aperta ma spalancata, perché in Calabria ancora, nonostante la legge urbanistica della regione Calabria che fu approvata all'unanimità da un consiglio regionale, ancora ahimè su 405 comuni abbiamo solo 21 piani strutturali comunali realizzati e quindi approvati dalla regione Calabria. Quindi potete immaginare come c'è una mancanza di pianificazione su questo territorio regionale, e che la mancanza di pianificazione in qualche modo ha la speranza di fare decollare i parchi, il territorio, le sue bellezze e le sue risorse naturalistiche. Per cui capite bene come, non solo da urbanista ma come cittadino consapevole, rivolgo una certa attenzione al territorio e ai territori dei parchi, che sapete bene occupano una certa percentuale di territorio, del territorio appunto calabrese. Poi entrerò un attimo nel merito delle questioni. Se io dovessi dare un titolo a questo intervento, poi non so se ho il piacere di scrivere queste riflessioni per un'eventuale pubblicazione, direi sicuramente verso una gestione partecipativa delle aree protette. Non mi soffermo molto sulle risorse che il PNR ha destinato ai parchi e alle aree protette, anche perché poi naturalmente si è già detto che è solo lo 0,4% delle risorse destinate alle aree protette. Potrei dire che naturalmente i punti essenziali del PNR che si rivolge all'ambiente, al territorio, alle risorse paesaggistiche e quant'altro sono molto superiori, ma sono state già ben affrontate. È indubbio, bisogna risottolineare che la transizione ecologica è alla base del modello economico e sociale di sviluppo su scala globale, che è in linea con l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Rispetto a questo, una domanda sorge spontanea, ecco perché l'assist, ho avuto il piacere di avere quell'assist: come si può migliorare la qualità e la sicurezza di ampie aree territoriali come quella dei parchi? Sicuramente gli interventi per la prevenzione, il contrasto al dissesto del territorio, una gestione efficace e integrata del ciclo dei rifiuti costituiranno assieme, come è stato detto anche rispetto allo strumento che ci è stato presentato, il Parco del Cimento, una gestione sostenibile del patrimonio agricolo forestale, un potente mezzo. Ma ci vuole qualcosa di più, ci vuole certamente in Calabria, ma ritengo nel Mezzogiorno in generale, ma in Calabria, una diversa governance, sapendo che il Next Generation EU non è solo un progetto economico e ambientale, è sicuramente va considerato come un progetto culturale europeo che qualifica gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo. In questo va tenuto presente comunque, su cui bisogna lavorare per implementare le risorse di cui
ai territori delle aree protette la missione 2 del PNRR, che è volta a realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell'economia italiana, coerentemente con il Green Deal europeo e il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030. Su questo io sono convinto che si dovrà lavorare per implementare le componenti che puntano a conseguire una filiera agroalimentare sostenibile, che naturalmente, così come quella della seconda componente, che ha l'obiettivo di aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e quant'altro. La transizione verde e la sostenibilità del nostro paese non possono che contarsi sulla tutela, è stato detto, sulla valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico, e aggiungo naturalmente quello culturale, le cui politiche intrinsecamente ecologiche comportano, devono comportare una limitazione del consumo di suolo, minimizzando l'uso di risorse naturali ed energetica e assicurando un basso impatto ambientale. Su questo Mimmo Mocci inizialmente ha giustamente evocato l'integrazione delle politiche relativamente alla conservazione del paesaggio e al coinvolgimento sostanzialmente delle comunità locali, e questa rimane comunque nei parchi della Calabria ancora una criticità rispetto alla diffidenza che le comunità dei parchi hanno verso le procedure e la pianificazione dei parchi. Poi, come dire, dirò anche che sul mio invito, ma su invito dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, nel 2018 abbiamo il Parco della Sila, ha ricevuto un premio da parte della rivista scientifica dell'INU, che ha selezionato e seleziona i progetti preferiti dai visitatori durante l'evento nazionale di Urban Promo, organizzato appunto da INU e da Urbit, nella categoria innovazione tecnologica per la gestione urbana. Il progetto che è stato premiato ha riguardato, ecco perché faccio riferimento a questo premio, che è stato riservato al Parco Nazionale della Sila, oltre che alle politiche di conservazione, anche a quelle di comunicazione e di condivisione dell'attività sul territorio. E questo ci tengo a sottolinearlo, proprio perché poi alla fine, come dire, auspico che, come è stato detto, naturalmente la nuova generazione delle politiche sui parchi possa convergere verso questa integrazione. Naturalmente è stato anche premiato per alcune ricerche intrinseche su cui non saprei nemmeno molto intervenire, nel senso che è stato premiato anche per il barcoding delle farfalle, ad esempio, cioè proprio per una ricerca sul genere del DNA delle farfalle, per cui insomma è un livello scientifico di una certa importanza. E ci tengo a sottolineare due aspetti che riguardano sicuramente anche i parchi della Calabria, e sono due principali questioni che stanno inducendo una profonda revisione delle teorie e delle pratiche di gestione del territorio, e che riscontro in qualche modo anche nei parchi, sui quattro parchi della Calabria, di cui tre nazionali e uno regionale delle serre. Da un lato la progressiva affermazione nella cultura sociale delle tematiche ambientali, che può sembrare rilevante per molti di voi, naturalmente soprattutto per Angioletto, ho avuto il piacere e l'onore di affiancare, diciamo, anche alcuni maestri su questo, e Torino ne è un insegnamento, relativamente alla cultura sociale delle tematiche ambientali, con la sua rilevanza e pervasività che permea tutte le discipline, a partire dall'urbanistica, la pianificazione del territorio, cioè quelle che si occupano dell'organizzazione degli spazi di vita. Dall'altro il cambiamento di scala, che non appartiene più quindi ad una scala precisa circoscritta su un territorio, che è dovuta alla globalizzazione dell'economia e della società. In questo quadro si devono inserire e si stanno inserendo le pratiche innovative di governo del territorio e di gestione delle aree protette. Questi due oggetti naturalmente hanno un riferimento comune che li caratterizza, e sono quelle azioni condivise
costruite sul piano dei progetti che vedono un ruolo attivo dei soggetti sul territorio. E la cosa che desidero sottolineare è anche quella per cui la politica delle aree protette, alla politica delle aree protette è richiesto di integrarsi anche con altre politiche molto più ampie, in particolare quella della conservazione del paesaggio, della gestione dello sviluppo economico. E questo, così come è stato accennato da Mimmo Mocci inizialmente, coinvolge anche e soprattutto il territorio di contesto. Su questa consapevolezza non vi nascondo che anche in Calabria si sta assumendo una certa, come dire, maturità, mi permetterei di dire, dove peraltro spesso, al di là del confine del territorio del parco, si esercitano le maggiori pressioni che si riverberano poi all'interno delle aree protette, proprio come ha ricordato naturalmente il presidente di Federparchi, dove evidentemente c'è quest'area di filtro dove si può evidentemente ancora intervenire anche con dei progetti edilizi. È inutile soffermarsi sulla qualità e le risorse dei parchi in Calabria, anche se mi fa piacere ricordare che sono 15.000 chilometri quadrati di bellezza, una floridezza certificata da 3 parchi nazionali: il Parco del Pollino, il Parco della Sila, il Parco della Spromonte, e uno nazionale regionale che è quello del Parco delle Serre. È stato detto che il Parco del Pollino è molto esteso, è il più grande, ed è degno di nota la valle del fiume Lao, dove è possibile praticare rafting, dove vi sono purtroppo anche per alcune vicende molto note le gole del Raganello e i canyon, che sono veramente di una bellezza straordinaria. Il Parco Nazionale dell'Aspromonte, questo è stato anche forse motivo dell'invito che mi è stato gentilmente rivolto, è stato purtroppo protagonista degli incendi quest'estate, che ha devastato un territorio e le sue risorse, creando delle fortissime criticità economiche e sociali anche alla popolazione insediata, ma va naturalmente sottolineato l'aspetto dei percorsi naturalistici che sono come dire meravigliosi rispetto anche alla rinomata stazione sciistica di Gambari. E poi abbiamo il Parco della Sila, come dicevo, che sorge a ridosso delle province di Cosenza, di Catanzaro e di Crotone, rappresenta un punto di riferimento per gli amanti del sport invernale, grazie alle piste di Lorica, ma non solo. C'è da sottolineare anche la riserva dei giganti della Sila, che sono un bosco monumentale che arriva anche a 50 metri di altezza. Ma insomma, al di là e quindi poi il parco nazionale regionale delle Serre, ed è qui a infinitamente ragione il presidente di Federparchi, perché non solo c'è il parco regionale delle Serre, ma ci sono anche parchi marini, ci sono altre aree. Il nostro territorio regionale copre più del 65% di territori agroforestali che meritano evidentemente di essere sviluppati e non solo tutelati in termini conservativi. Vado naturalmente al punto dolente che è stato richiamato dall'ultimo intervento. Da una parte abbiamo queste risorse, bellezze su cui si dovrà puntare anche dal punto di vista urbanistico, proprio per la mancanza di piani strutturali comunali nei centri e soprattutto nei piccoli centri. I territori calabresi sono caratterizzati da una elevata fragilità dal punto di vista dell'accessibilità dei servizi essenziali considerati alla base dei diritti di cittadinanza. Stiamo parlando di sanità, stiamo parlando di istruzione, stiamo parlando di mobilità, e si presentano però con delle potenzialità di sviluppo sottoutilizzate. C'è da segnalare, penso che è a conoscenza di tanti naturalmente, la realizzazione di 545 chilometri di ciclovia su 800 chilometri di costa è, come dire, è un evento, è stato anche quello della premiazione, della classificazione a livello europeo di queste ciclovie, molto molto interessante, tant'è vero che l'Italian Green Road
Aguarda ha assegnato alla Cicoria dei Parchi della Calabria l'Oscar italiano del cicloturismo nel 2021. Quindi, come dire, ci sono, anzi, vanno segnalati questi eventi a significare che le potenzialità delle risorse endogene e anche la possibilità di ricostruire i percorsi naturalistici portano evidentemente anche a ricostruire, ridisegnare una rappresentazione dei parchi che molto spesso viene presentata in maniera negativa. È necessario però, è stato detto, lo risottolineo, comune denominatore dei parchi della Calabria, coniugare al meglio la sostenibilità ambientale con i bisogni reali del territorio, che sono bisogni legati allo spopolamento, che sono bisogni legati alla capacità di valorizzare i servizi agroalimentari di questo territorio. L'obiettivo è evidentemente dare forma a un nuovo modello di sostegno tecnico e finanziario per gli interventi di sostenibilità all'interno dei parchi in relazione ad alcune categorie, perché su queste categorie il PNRR ha destinato alcune importanti risorse: l'efficientamento energetico, l'impiego delle rinnovabili, l'abbattimento degli inquinanti, la biodiversità, la mobilità sostenibile in relazione anche a quella elettrica, gli interventi edilizi a basso impatto, e qui ritorna non solo l'integrazione ma quegli aggiustamenti che si diceva in relazione al regolamento di cui al piano del parco, e poi soprattutto, dico io, in Calabria ma forse nel Mezzogiorno d'Italia, la possibilità del partenariato pubblico-privato, e il privato naturalmente in questo deve essere protagonista. Chiudo riaffermando che tuttavia non si può fare a meno di rilevare che nel PRR il governo ha destinato appena lo 0,04 dei fondi per le aree protette. Scusami, mostrando così l'indicazione dell'Unione Europea nella strategia per la biodiversità 2030. Su questo aspetto sono convinto che si continuerà a lavorare per implementare le risorse, quindi per varare una diversa condizione per i parchi in Calabria, che devono essere concepiti come luogo di incontro tra green economy e green society. Grazie ancora per l'attenzione, per l'invito. Resto naturalmente molto attento a ciò che direte, a queste tematiche, per portare avanti anche le sollecitazioni che oggi stanno emergendo. Grazie Mimmo, abbiamo sforato naturalmente il tempo a nostra disposizione e dobbiamo lasciare la sala per il prossimo intervento, e vedo già presente chi lo deve condurre e gli faccio i miei saluti. C'era un intervento breve che ti do. Io sono Gabriele Esposito del CNR, ci tenevo a ringraziare a nome dei partecipanti, degli organizzatori e dell'enorme pubblico che ci sta seguendo online su varie piattaforme, il professore Moccia per aver costruito questo laboratorio e i relatori. È giusto un piccolo raccordo tra le cose che abbiamo sentito. Complimenti per questa ricerca massiva di dati freddi con possibilità di interpretazione. Probabilmente il link tra i due estremi del dato freddo e della passione dell'amministratore, noi come CNR da anni ci stiamo occupando di aree interne, cercando proprio di trovare quel raccordo tra la disponibilità enorme di dati che 30 anni fa, quando si è iniziato a parlare di parchi, di aree interne, non avevamo a disposizione, raccordandoli con l'analisi rigorosa e sistematica di iniziative come il frantoio del nonno da recuperare e un modello di governance che consenta di far sopravvivere questi territori. Non soltanto quelli con grandi elementi di pregio che si trovano nei parchi, ma in generale tutte le aree interne che hanno bisogno di quel bilanciamento a cui lei accennava. Quindi grazie ancora a tutti, ci tenevo a sottolineare questo filo rosso con il percorso comune. Grazie. Ma infatti, organizzando questa sessione, contavamo molto su una possibilità di continuare una collaborazione con il CNR.
Grazie a tutti per aver ascoltato attentamente e pazientemente tutti gli interventi e speriamo che ci siano ancora delle altre opportunità. Grazie, arrivederci.